attualmente io mi occupo di valorizzazione dei rifiuti organici attraverso processi di digestione anaerobica per la produzione di bioenergie. Però qui oggi abbiamo presentato un progetto che si chiama Micromar ed è un citizen science per la raccolta e recupero di microplastiche nel Mar Mediterraneo. Questo progetto nasce dalla collaborazione del Politecnico di Torino in collaborazione con una biologa ambientale, Patrizia Pretto. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di andare a recuperare e monitorare le microplastiche e le microfibre nel Mar Mediterraneo. Associazioni no profit e volontari a profondità marine differenti raccolgono dei campioni di acqua che vengono poi filtrati e testati nell'Istituto Oceanografico Scripps di San Diego, e in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli vengono valutati e caratterizzati. In particolar modo questo progetto è una ricerca a 360 gradi, dove ricercatore e cittadino entrano in sinergia, si scambiano delle opinioni, dei punti di vista e si impara facendo. E questo penso che sia il modo migliore per apprendere, conoscere qualcosa attraverso le proprie esperienze e il proprio fare, il proprio agire. Una delle ricadute più importanti che avrà questo progetto è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica e cercare di rendere ciascuno di noi consapevole che le nostre azioni hanno delle ricadute, e quindi questa è la ricerca, ovvero l'applicazione del sapere, dell'imparare nella vita quotidiana, proprio per cercare di migliorarla. 24 e 25 avremo anche noi degli stand, siamo qui in centro a Torino e ci occuperemo di far fare delle attività, una mini caccia al tesoro, e quello che vogliamo trasmettere sono proprio i punti cardinali e i pilastri del nostro gruppo di ricerca, ovvero la sostenibilità, l'importanza e la valorizzazione dei rifiuti di varia natura, proprio perché vogliamo rispettare quelli che sono ora i principi e le linee guida dell'economia circolare, dove nulla viene scartato, nulla è un rifiuto, ma tutto ha una seconda vita, una seconda occasione.